Possa come sempre illuminare la nostra vita, possa darci forza nei nostri momenti di stanchezza, mai scoraggiarci e andare avanti, nonostante tutto. E la forza dello Spirito Santo ci invita proprio a questo, a tenere la porta del nostro cuore aperta, così come Cristo da quella croce ha il suo cuore aperto per tutta l'umanità e da questo cuore scaturisce una sorgente inesauribile di amore. E allora scendi, Spirito Santo, vieni in mezzo a noi, illuminaci, guidaci e facci entrare in comunione con Gesù per mezzo della Beata Vergine Maria. Vieni, vieni, Spirito d'amore. Vieni tu dentro di noi.
Misteri della luce. Ecco, quindi abbiamo contemplato in questi venerdì sia i misteri della gioia, i misteri della gloria, bene discorso, e ora preghiamo insieme con questi misteri scritti e pensati da San Giovanni Paolo II e che riprendono alcuni eventi importanti della vita di Gesù. Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano. Piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore. E mio Dio, affido me stesso con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani, io sono tuo per sempre. Gesù che dona l'Eucaristia alla Chiesa come testamento d'amore. Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Molti segni sono stati compiuti da Gesù e Gesù nella notte, in una notte particolare dove c'era il sacrificio degli agnelli per la preparazione della Pasqua dei Giudei, Gesù compie un segno grandissimo, compie un segno grande. Gesù vuole dare un testamento a questi discepoli, un esempio affinché loro avessero sempre una stella di riferimento per come fare e per come agire. Gesù rompe un rituale, no? Sta cenando e mentre sta cenando, la cena ebraica, no? Con i suoi riti, con tutte le cose da osservare, ebbene Gesù compie un qualcosa di straordinario che nessuno aveva mai fatto prima. Lui si alza dalla tavola, si toglie la veste, no, come ha ricordato Don Maurizio nelle catechesi prima della Pasqua, no? Chi viene alle catechesi ha la possibilità di arricchirsi sempre di più. Il mistero dell'incarnazione, no? Dio che si spoglia e si abbassa ai piedi dell'umanità. Ebbene, questo maestro si spoglia, si toglie la veste e inizia a lavare i piedi a quei discepoli. E una volta lavati quei piedi, no? Lui si siede a tavola, prende quel pane, lo spezza e dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, prendete e mangiate, prendete e bevete. Vedete, ieri sera abbiamo tanto da imparare dagli altri. Vedete, le cose avvengono sempre perché lo Spirito che ce le suggerisce, lo Spirito passa attraverso l'uomo, le cose programmate fino a un certo punto, dobbiamo anche lasciarci prendere un po'. Lasciarci portare. Ieri sera Don Maurizio disse un qualcosa di bellissimo. Disse: la vita del cristiano deve essere come quando il giorno di Sant'Antonio, no? C'è quel pane della carità in onore del santo. Ebbene, la tua vita deve essere come quel pane consumato e distribuito. Tu ricevi alla mensa, ricevi, ma per dare, ricevi per consegnare, non per tenere per te, non per chiudere il tesoro nella cassaforte. Quel pezzo di pane, disse Don Maurizio, tu lo dai uno, lo dai un altro, alla fine arriva a casa che non hai niente più per te. Va bene,
Questa è la vita cristiana, non accumulare per sé, ma dare un pezzo di paradiso a chi incontri sulla tua strada, dare un pezzo di speranza, farlo sentire importante, considerato. E Gesù, nel suo più grande atto di amore, si consegna all'umanità come pane. Non c'è più niente di lui su quella croce, non c'è più niente. Lui si svuota così tanto, vi dico una parola, no, la kenosi, no, lo svuotamento totale di chi si consegna nelle mani di qualcuno, perché chi ama o ti consegni totalmente o è meglio che fai qualche passo indietro e te ne vai per un'altra strada, perché l'amore chiede la totalità, è proprio della sua natura. E Cristo in quella notte, in quella cena, lui ti dà un anticipo di quella che sarà poi il giorno dopo. Lui si consegna: prendete e mangiate, mangiatemi, gustatemi, consumatemi, sono il vostro Dio che vi amo di un amore eterno. Donate questo pane, distribuite questo vino della gioia, perché la fede, fratelli e sorelle, o è gioia, altrimenti non è fede. E non siamo poi così differenti dagli scribi e dai farisei dell'Antico Testamento, che caricavano il popolo di tanti pesi, ma il popolo era triste, non era gioioso. La fede è gioia, nonostante le fatiche, nonostante le sofferenze, che le teniamo tutti quanti e sono all'ordine del giorno. Ma se nella mia vita non c'è un po' di speranza per chi mi incontra, ma io cosa sto trasmettendo? Una norma? Una regola? Ma a questo sono bravi gli avvocati. La fede non è questo. La fede è dare speranza, la fede è dare sollievo, la fede è essere attenti, no? Come Maria è stata attenta nella situazione delle nozze di Cana. L'amore mi spinge ad uscire fuori e a consumarmi. Sono disposto a questo? La risposta è presente dentro di me. Padre nostro che sei, come stiamo facendo ogni venerdì, arricchiamo questa preghiera del Santo Rosario accompagnata dai segni, così come facciamo ogni lunedì. E allora noi verremo, passeremo qui in mezzo al corridoio creato dai ragazzi, ecco, attingeremo un po' di acqua da questo fumo, anche a chi incontrerò, trasmettere il buon profumo della fede in questo. Vai.
Cortesemente.